Greetings, world. We are Anonymous. Questo messaggio confidenziale è stato classificato come altamente sovversivo, chiunque lo ascolti è in grave pericolo. In Italia i rappresentanti delle lobby si sono arroccati nella stanza dei bottoni, rivestendo incarichi istituzionali pur non rappresentando gli interessi della nazione. Stiamo assistendo ad una struttura piramidale che si sorregge grazie alla massiccia propaganda mediatica perpetrata da televisione e giornali. I media sono di fatto politicizzati e i giornalisti percepiscono salari non compatibili con quelli della gente onesta, parliamo di compensi che sono la prova della corruzione. Ai vertici della piramide abbiamo la casta, sono gli artefici della truffa, mentre alla base troviamo individui labili che sono il risultato della propaganda mediatica. Con la nascita di internet è nato anche un terrificante spauracchio per i mezzi di propaganda e indirettamente per gli impostori della politica. È nata l'informazione libera, una informazione ben diversa da quella passiva che mira a rincoglionire la gente. Su internet vi è una informazione annoverabile come patrimonio della collettività. La diffusione di internet a livello capillare ha sensibilizzato la gente sulla grande truffa mediatica ordita dai media e ha dato il via a movimenti che puntano a demolire il clima di tirannia e falsità che regna dentro nelle istituzioni. Questi movimenti sono mossi da un unico ideale, quello di un mondo giusto, senza prepotenti e senza impostori. Purtroppo all'interno dei movimenti che mirano alla restaurazione di una politica onesta, possono esserci dei dissidenti, costoro non hanno alcuna colpa, sono delle vittime della propaganda, degli invasati che agendo in buona fede attingono prevalentemente ad informazioni di propaganda, anziché da quelle libere nel web. Non c'è da stupirsi dal fatto che i dissidenti non siano particolarmente presenti in internet, questo è proprio un tipico sintomo della loro patologia. In Italia l'informazione è una macchina per il plagio collettivo della gente, le basi della piramide si sgretolerebbero nello stesso istante in cui la macchina della propaganda si fermasse. Non crediate ad una sola parola di quello che vi dicono televisione e giornali, attingete all'informazione libera della rete, altrimenti farete la fine dei topastri. Chi divulga informazione libera è in pericolo, non staranno con le mani in mano a guardare che la piramide si sgretoli dinanzi ai loro occhi, fate attenzione e distruggete questo messaggio.